La 39esima edizione del Festival dei Baffi. Anche quest'anno concorrenti agguerritissimi per un titolo sempre più ambito. Vediamo com'è andata la kermesse. Sul podio un tedesco e due italiani, ma attenzione, non parliamo di Olimpiadi o di politica europea, bensì della 39esima edizione del Festival dei Baffi di Montemesola. La manifestazione organizzata dalla Proloco col patrocinio dell'amministrazione comunale della provincia di Taranto ha richiamato concorrenti e visitatori da ogni parte d'Italia e non solo. Soddisfatto Renato Bruno, presidente della Proloco, che anche quest'anno è riuscito a collezionare un nuovo successo. Anche il sindaco Vito Punzi ha rimarcato la grande valenza turistica della kermesse, che ha portato la fama di Montemesola oltre i confini nazionali. 24 i concorrenti in gara, tutti agguerritissimi, molti dei quali volti già noti alla platea montemesolina. A fare da coreografia le mise d'epoca dei partecipanti, ispiratisi in questa edizione prevalentemente a Garibaldi, Giuseppe Verdi o Vittorio Emanuele II. Ad aggiudicarsi il titolo di super stile libero il tedesco Willy Chevalier, super barba il moderno Giuseppe Verdi, Ciro Fedele di Grottaglie, super baffo Cosimo Cantoro di Monte Iasi con il suo baffo all'inglese. Per l'edizione 2012 è stato istituito un riconoscimento speciale in occasione del 50° anniversario dell'UNCLI. Il premio Baffo Proloco d'Italia è andato a Eugenio Benisatto di Guidonia con il suo baffo riflesso. Renato Bruno ed il suo staff della Proloco sono già al lavoro per organizzare l'edizione del quarantennale all'insegna delle novità. Grande successo negli anni per questa manifestazione nata quasi per gioco nel 1965. Ad idearla il dottor Carbonara, che durante le vacanze nel Salernitano lasciò crescere i baffi, suscitando l'ironia dei montemesolini al suo ritorno. Il veterinario pensò che l'ultima parola spettasse al gentil sesso e mise sull'originale kermesse per baffuti con una giuria di sole donne. Per i media e la stampa fu un colpo di fulmine. A tenere a battesimo l'evento fu Pippo Baudo. Dal 65 dunque Montemesola è il punto di riferimento di tutti i baffuti che hanno voglia di sfilare davanti ad una giuria per aggiudicarsi un titolo. Tanti negli anni cambiamenti e le innovazioni, compresa l'apertura ai barbuti. Duro il lavoro della giuria, composta ora da uomini e donne, chiamati a giudicare baffi e barbe divisi in diverse categorie. Quella dei baffi qui è considerata una vera e propria arte. Non pensate neanche per un attimo che non sia una questione seria. A Montemesola sarebbe davvero un sacrilegio.